prossima chiesa se oggi si riprende con Landform Corruption. Ok, avevo fatto in realtà un episodio prima di questo, ma ero solo andato a prendermi del ferro. Magari mi metterò alcuni dei momenti salienti di quell'episodio, dove c'è stata droppata una patata e anche un arco, che ha una durabilità di 25, ma chi se ne frega. Mi ha dato un arco che tipo non ha di durabilità, però chi se ne... Una patata! No! Scappa. Mia, cioè, è successo il drop della vita, ragazzi, è successo il drop della vita. L'ho registrato, ditemi di sì. Ditemi che l'ho registrato. Sì, l'ho registrato, benissimo. Scusate, era una certezza per essere sicuri. Corri e non fermarti, cioè. Direi che possiamo direttamente farci un'armatura completa per concludere il video, visto che di ferro comunque ci avanza, e per i prossimi episodi siamo già praticamente in full armatura, vorrei farvi notare. Io intanto ho risistemato un paio di cose, ci siamo messi bene in realtà, molto bene. Abbiamo praticamente ancora 50 di ferro e siamo messi bene, decisamente bene. Però oggi il nostro obiettivo, tra parentesi, quello del bone meal e la patata, quindi la pianterei. Quindi facciamoci una bellissima oe. E anche delle torce dovrei fare, quindi avrei fatto meglio a prendere più stick, ma chi se ne frega. Ok, perfetto. E facciamoci un bel orticello. Il problema qual è, ragazzi? Il problema è che purtroppo non abbiamo l'acqua, quindi le cose non cresceranno esattamente velocemente e la terra non rimarrà idratata. Ma questo è un problema di cui ci occuperemo più tardi, no, anzi subito in realtà, in questo episodio. Che patate, grazie. Tanto se riusciamo facciamone un po', così quando torniamo e manco morto, vero? 1, 2, 3 e 4. Ci serve quindi dell'acqua. Quindi, no, che mangiamo tutto. No! Quindi, l'obiettivo di oggi sarebbe andare a prendere dell'acqua. Tra parentesi, fatemi prendere un po' di legno, perché questo qua si è finito qua, non lo so neanche io. E facciamoci un po' di torce per andare ad esplorare come si deve. Quindi, facciamo così. Con tutti i stecchetti magari. Direi di farci un po' di torce, che tanto ci serviranno comunque. Uno stack ne prendiamo su metà e il resto lo mettiamo giù. Quindi via, 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 via. Perfetto, direi che siamo messi bene su questo punto di vista. Prenderei su anche un piccone normale e quasi quasi mi rifarei un piccone... Facciamoci un paio di picconi in cobblestone, perché quello di ferro mi sta per finire, quello che ho lì in cobblestone, proprio le miserie sono. Quindi facciamocene un paio, perfetto. E quasi quasi potrei farmi un secchio. Che ne dite? Investiamo in 3 di ferro per farci... In realtà non basterebbe un secchio, perché devo farmi 2 giri. Quindi dovremmo farci magari 2 secchi da portarci appresso per prendere l'acqua, nel caso la trovassimo. Quindi direi che così organizzati potremmo partire. Questo piccolo li lasciamo su, questi qua, no, non è la cesta, ma su qua, intendevo. Fatemi prendere metà stack, così un paio di blocchi ce li ho, tanto lì le frecce non mi servono in quel punto lì. E direi che possiamo partire. Ho rotto un paio di alberi l'ultima volta che ci abbiamo fatto. Crescete patate, crescete. Allora, il nostro obiettivo è prendere dell'acqua. Problema, dell'acqua io la vedo di lì. Ma se non ricordo male, io avevo guardato un attimo, non la vedo, perché ho i chunk bassi. Allora, direi però che abbiamo ancora un pezzo di dungeon da esplorare. E intanto prenderei questo carbone, perché non ne ho poi così tanto. Scusate, mi fermo un attimo perché ci sono 2 pezzettini, no, neanche, non, sono un po' più di 2 forse. Ma magari se trovo un po' di legno, magari posso farmi delle torce. Quindi prendiamocelo. Tanta manna che c'è.
ed è esploso Piccolo. Io dovrei cercare di prendere meno botte possibile, in realtà c'è un ragno. Sì, ragno. Grazie, ragno. Mi ha dato una stringa, così posso farmi... Oddio. Grazie, non vedete. No, non ti ho guardato io. Ricorda, io non più creeper. Io non ti sto guardando, quindi... Perché la luce è così buggata? No, lì proprio c'è il vuoto. Ok, devo farmi una scala. Ok. Ha fatto qualche danno a qualcuno? Speriamo di sì. Tanto qua mi servirebbe una scala. Grazie. Signora Enderman, io non ce l'ho con lei. Ok, problema. Il problema è notte, quello non è un problema da poco. E io dove sto andando più che altro? Lì c'è dell'acqua! Il problema è che sarà pieno di brutte persone e io non ho il cibo. E il cibo mi pare una parte fondamentale per chi vuole giocare a Minecraft. Intanto ne prenderei un po' di questo carbone. No, un pezzettino, solo. Perché c'è qui. Scendere. Ok, era un'altra la mia scala, ma fa niente. Ok, problema, come scendiamo? È il problema. Perché uscendo dal bordo, problema, se scendo dal bordo sono parecchio esposto, però è anche la strada più veloce che ho. Tanto io devo mettere delle torce qua. Spona la morte in persona. Spona. Non buttiamoci giù. Siamo arrivati a uno pseudo checkpoint. C'è qualcosa qua? Sì, c'è il creeper di prima, ciao creeper. Due creeper. Beh, non buttiamoci giù. Bravo, bravo, veramente. 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 E adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a recuperare la mia roba, perché ho i secchi dietro io. Fortunatamente tutta questa zona è illuminata. Io sono caduto lì sotto, quindi non ho tanta strada da fare, fortunatamente. Non pensavo di morire così da idiota e così presto nell'episodio. Questo è troppo sotto. E ok. E c'è dell'oro lì, attenzione. Dell'oro. L'oro cosa mi serve? Però sto guardando dove è andata a finire le mie cose. Però se c'è uno scheletro qua la rischio. E tanto non è niente di importante. Ciao zombie, caduti. Sono caduti tutti quelli zombie. Sì, lì ci sono delle mie cose. O è la roba dello scheletro. Penso sia la roba dello scheletro. Però quella è mia, è roba mia. Qui, e ci sono i secchi. Eccoli lì. Tutta la mia armatura, fantastico. Andiamo. Ho visto uno scheletro. I secchi sono importantissimi. Dio! E ho rischiato la morte di nuovo. Ok. Cosa mi manca? Mi manca la spada in ferro, maledizione. Faccio casino di aprire qua neanche troppi. Ridammi la cobblestone. Basta che non piova un creeper dall'alto. Ok, problemone, sta diventando notte. No, mi spinge giù. No, andiamo a casa. Andiamo assolutamente a casa appena trovo la via. Fanculo, pilla. Caterpillar! Usiamo queste assi di legna qua, non ci voglio sprecare del carbone. Ok. Perché c'è un creeper? Non capisco! Non esplodere. Ok.
perché c'era un da dove è arrivato. Non è fisicamente, forse c'è troppa ombra qua. Sì ragazzi, però dovete capire che non è possibile, cioè ho torciato dappertutto. Ok, stavo dicendo, stavolta voglio ritornare vincitore io da quel da quella zona, non è neanche un dungeon quello. Quello è bello. E vorrei rendere un attimo più sicuro questa zona qua, perché lì non c'è il rischio di che io cada, è sicuro che io cada qua, per colpa di uno scheletro, vedi? Che è molto male, quindi bene. Cosa da non fare mai questa, ma chissene. Se mi deste delle rotte in flash ve ne sarei grati, ma voi siete infami, bastardi, e quindi niente. Ok, lì c'è l'acqua. Clay verde completamente a caso. No dai ragazzi, non potete dirmi che non c'è niente. C'è della clay verde e della cobblestone. Cioè non può non essere stata messa qua a caso. Qua abbiamo dell'altro ferro, tanti creeper, troppi creeper. Per fortuna niente scherzo. No, volevo fare così io e... non moriamo. No creeper. Se vuoi esplodervi in acqua. Ok, non preso danno, almeno quello. Altro oro, attenzione. L'oro a chi mi serve? Perché mi danno l'oro? Io intanto cerco di mettere torce in più punti possibili per evitare lo spawn di questi maledetti infami. Che non siete altro. Esplodi, no, non fai danno. Ok, cioè non fai danno, non arrechi danno ai blocchi intorno, intendevo. Che danno lo fai comunque. Ok. Secchielli. E direi che missione decisamente compiuta. Vorrei magari prendere l'oro che ho trovato qua in giro. Cioè, grazie. Non so esattamente a cosa mi serva l'oro. Però, come diceva Sur, visto che questa è una mappa generata praticamente seguendo la generazione degli ori in Minecraft, probabilmente è spawnato qua. Anzi, praticamente sicuramente è spawnato qua. Direi, prendiamo il carbone che c'è qua, così ne ho ancora un po' per quando torno a casa. Tanto zombie avete rotto veramente le scatole. E cioè, ho piazzato torce ovunque. Come fate a spawnare? Dove spawnate? Beh, direi che possiamo a questo punto fare una cosa di questo tipo. Spero di non avere creeper così intorno. Così. E riempire i nostri secchi, perché così almeno la terra si idraterà. Infatti è già cominciato a idratarsi. E noi saremo molto felici. Tanto questa cesta l'avevo sistemata prima dell'episodio, guardate che casino che c'è già qua dentro. Però guardiamo l'altro positivo. Adesso possiamo andare avanti nel dungeon, perché ho delle torce, ho degli stickchetti dietro, del carbone, ho tutto il necessario per andare avanti. Il problema è non morire male. Vorrei... direi che la cosa più sicura da fare è scendere lungo il fianco della montagna. Quindi ce ne scendiamo per di qua e vediamo cosa c'è sul fondo. Potrebbe esserci un dungeon, una cesta nascosta, potrebbe esserci di tutto. Vediamo a che livello siamo. Direi che siamo al livello giusto. Non m'ha visto? Avete presente quanto da 1 a 10... mi sono preso male? Ok. E voi dite, non hai fatto progresso. Però ragazzi, smettiamo, eh. Capirete la mia paura se sto torcificando, perché ho paura che mi cada qualcosa in testa. Tipo un creeper. La domanda è, adesso, voglio veramente continuare? Sì, certo che sì, siamo qua apposta. Il problema è, dove importa tutto questo accrocco di dungeon? Ma sapete che ti dico, visto che qua sul fondo non c'è niente, continuerei dalla mia scaletta. Intanto tutto sommato non sono così tanti blocchi di differenza, cioè... E poi mi fido molto di più della mia scaletta che dei blocchi qua sotto. Zero. Adesso conto tutto. Purtroppo non ho una crafting a portata di mano.
prendiamo il nostro bone meal e facciamo crescere ancora un po' le patate, tipo questa che non è cresciuta, questa ho sbagliato a cliccare, crescete però dai. 7, 1, 2 e 3, direi. Surprise, motherfucker! Ma mortacci tua! Mamma mia! Ragazzi, allora, da dove arrivano i creature? Ok. Vogliamo parlarne? Vogliamo parlare. Ok. Ho piazzato anche male la porta, sì.